Un sogno che si avvera è il ballo delle debuttanti di Stresa, che per l'ottavo anno è stato organizzato dalla no profit APE VCO all'Hotel Regina Palace lo scorso 3 marzo. Alla serata del Gran Galà, ma anche alla settimana preparatoria al ballo, tra lezioni ed escursioni alla scoperta del territorio, è dedicata la nuova puntata di Laghi e Monti, in onda come sempre la domenica alle 13.30, alle 18.50 e alle 21. Nel corso di Laghi e Monti incontreremo anche le 15 debuttanti che ci hanno raccontato le motivazioni che le hanno spinte verso questa esperienza, ma anche i loro progetti per il futuro. Soddisfazione per la riuscita dell'evento da parte della presidente di APE VCO Giovanna Pratesi. Il ballo è un momento di formazione per le ragazze, di promozione del territorio, di solidarietà grazie alla collaborazione con l'ILT. Quest'anno tra tanti cigni bianchi anche uno nero. La Deb Selena Russo, in occasione del ballo, ha indossato l'abito da sposa tradizionale della Valle Antrona, ricamato con la risela. Così la tradizione della Valle Cenerentola dell'Ossola ha avuto un importante palcoscenico. Nei giorni scorsi, presso la sala consiliare di Antrona Schieranco, una cerimonia che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa partecipazione, compresi Lucia e Massimo Gagliardini di valleantrona.com, che hanno lavorato dietro le quinte, presenti diversi amministratori locali. Per continuare a vivere le emozioni delle Deb di Stresa, poi su VCO Azzurra TV, dalla prossima settimana parte il Reality Princess. La telecamera di Luca Bellossi ha seguito a passo le ragazze nel corso della loro avventura che, come detto, ha visto nel Gran Galà solo il momento finale di un'intensa settimana preparatoria. Princess vi aspetta il mercoledì alle 19, il giovedì alle 13.15 e il venerdì alle 23.10.